Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. E adesso il referendum sul taglio dei parlamentari non va più bene quasi a nessuno. Beh, il perché è evidente: i parlamentari accampano le scuse più svariate, quella più gettonata è ma. Così non si rappresentano bene gli italiani. Prima era uno su tot, adesso è uno su. Ma la realtà è un'altra. Il taglio dei parlamentari vuol dire che taglia il 30% dei posti di lavoro in politica, quindi significa che un 30% dei politici perde il lavoro, perde i fatidici 13.000 euro netti al mese. Adesso tra i 5 Stelle sono per il no, una gran parte, nel PD sono per il no, mentre Giorgia Meloni rimane per il sì e la Lega rimane per il sì. Quindi la maggioranza, no, attaccata alla poltrona, adesso c'è un ulteriore motivo per essere attaccati alla poltrona, quello di cercare di evitare il referendum voluto dal Movimento 5 Stelle. Vi ricordate che PD e 5 Stelle hanno fatto un accordo: noi PD vi aiutiamo a tagliare i parlamentari e voi 5 Stelle ci aiutate a cambiare la legge elettorale. Tutto per delle convenienze, ovviamente, personali, politiche, di partito. Ma così c'è un 5 Stelle, il deputato Andrea Colletti, attaccato sui social per le sue posizioni sulla riforma. Ma la base dice: ma tu non sei lì per questo? E lui risponde: io non sono un traditore, è un taglio sbagliato. Secondo voi, come mai questo deputato e altri sono così partecipi in questo no? Addirittura diventa, non ci possono dormire la notte e il giorno dopo fanno i video, spiegano, non sono un traditore. Secondo voi, tutta questa è tutta ideologia, no? A un certo punto si sono svegliati che il no, perché c'è un problema di democrazia, come dicono le sardine. No, il problema è quello dei posti di lavoro. Non ci dormono i 5 Stelle perché con la cosa del secondo mandato la gran parte di loro è politicamente segnata alla disoccupazione. E allora eliminare il secondo mandato, la clausola è prioritario, come prioritario è adesso dire no al taglio dei parlamentari. E così sì, con il no al taglio dei parlamentari e la cancellazione del secondo mandato si completa la trasformazione del Movimento 5 Stelle in casta. Con questo, se dovessero riuscire con il no, si completa il ciclo, la trasformazione da anticasta a casta per eccellenza. Quindi è un campione del no dentro l'esercito del sì. Lui è Andrea Colletti, deputato 5 Stelle, quindi deputato alla Camera dei Deputati con uno stipendio di 12.300-12.400 euro netti al mese, si scatena sui social per la sua campagna contro il taglio dei parlamentari. Apparentemente è in contraddizione con la linea ufficiale del movimento, ma all'interno del movimento, abbiamo già detto nei giorni scorsi, si è formata una bella corrente, una bella corrente d'aria di parlamentari che sono diventati per il no, dicendo che è sbagliato, non c'è rappresentanza giusta nelle regioni. Ma probabilmente c'è un fondo di verità. È una riforma fatta alla cavolo, come dice Calenda. Calenda dice a Di Maio: questa è una riforma fatta col cavolo. Tagliati tu, tagliati tu, no? Come sparisci, no? Ecco, praticamente il sunto di Calenda è sparisci, Di Maio, no? E così la linea ufficiale del partito è per il sì al taglio dei parlamentari perché è un capisaldo ideologico del mondo grillino. Ma lui, il deputato Colletti, pubblica sulla sua pagina di Facebook
si espone alle critiche della base che lo attacca. Sei stato eletto per tagliarli i parlamentari. Se non lo vuoi fare, dimettiti. Ma lui non demorde, sono contrario a questa modifica costituzionale. Spiega anche ai giornali, il mio obiettivo non è quello di fare campagna con gli slogan, ma con l'informazione. Ho dimostrato numeri alla mano, tramite i miei cartelli, che si verificherebbe una disparità nella rappresentanza di alcune regioni, una questione che riguarda non solo il mio Abruzzo, ma anche Sardegna, Marche, Liguria, Calabria. Una regione come il Trentino avrà una sovrarappresentanza che andrà a sommarsi ad altri privilegi che già ha, come il fatto di essere a statuto speciale. Tutte cose che dimostrano come questa riforma sia stata pensata poco e male. Viene chiamato traditore. Dice, fra i nostri principi c'è sempre stato il taglio dei privilegi dei parlamentari e dei politici. Con questa modifica si tagliano piuttosto i rappresentanti del popolo. Sarei stato molto più favorevole ad abbassare gli stipendi, ma siccome questo non viene fatto, io sto rispettando la storia dei 5 Stelle. Questo taglio che cosa comporterebbe? Al Senato ci sarebbe una riduzione da 315 senatori a 200. Quindi la maggioranza al Senato diventerebbe 101, come la carica dei 101. Mentre a Montecitorio si passerebbe da 630 a 400, quindi anche qui una diminuzione di 230 deputati e qui la maggioranza sarebbe 201. Quindi in totale le due Camere avrebbero 600 politici invece di 945. C'è una riduzione 7-8 di 345 politici. Il Parlamento diventerebbe sicuramente più magro, no? Deperito, affamato. Ma la domanda è, sarà anche più efficiente? Il deputato è sicuro di no e lo spiega con una metafora. È come nella Formula 1, quando la Ferrari si ferma, serve un certo numero di meccanici per cambiare le gomme. Noi attualmente abbiamo due pit stop, uno dietro l'altro, la Camera e il Senato. Come facciamo per essere più efficienti? Un'idea sarebbe togliere uno dei due pit stop, visto che fanno la stessa cosa. L'altra è quella alla base di questa modifica, è di togliere un terzo dei meccanici da una parte e un terzo dall'altra. È vero che ci costerà di meno, ma la macchina non avrà abbastanza meccanici per garantire la funzionabilità. Questa, secondo me, è una sciocchezza, no? È una sciocchezza. Meno meccanici, meno senatori, meno parlamentari. Il Parlamento è più veloce anche nelle decisioni, più snello. Quindi la storiella che più persone, più efficiente, no, no, assolutamente no. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.